Ho mangiato solo cibo in lattina per 48 ore e in questo video vi mostrerò com'è andata. Perché di questo video vi starete chiedendo? Beh, ultimamente a causa del lavoro e del poco tempo che ho a disposizione, mangio spesso cose in lattina. Se mi seguite su Instagram lo sapevate già. E ho pensato, perché non estremizzare la cosa e portare un video a riguardo? Sono qui. Bene, come potete vedere ho un bel po' di cose in lattina. Andrò anche a cercare altre cose più particolari. Anche le cose da bere potrò berle solo da lattine. Non ho pensato di prendere Coca-Cola e queste cose qui perché andrò a prenderle più tardi. Spero di trovare anche l'acqua in lattina, perché solitamente bevo 3 litri d'acqua al giorno. Eviterei di bere solo Coca-Cola. In più ho anche qualche chicca, tipo questo qui, che è stato preso in Slovenia. Non vedo l'ora di provarlo. E se vi siete persi il video della Slovenia ve lo lascio da qualche parte. Direi che adesso sistemo un attimo. Come nel video del solo pesce per 7 giorni in cui ho mangiato pesce italiano, anche qui a fine video darò i miei voti secondo la scala Young, che andrà a toccare i soliti 4 parametri: sostenibilità, quanto una dieta è sostenibile nel tempo; proteinità, quanto è adatto a un palestrato che ha bisogno delle sue proteine; costo, quindi quanto costa sostenere una dieta di questo tipo; e infine bontà. Iniziamo col primo passo di questa 48 ore solo cibo in lattina, con la colazione. E per colazione iniziamo con una Red Bull, perché è l'unica cosa in lattina che ho in casa. Inizialmente non avevo pensato che potevo bere anche solo cose in lattina. Per renderlo più difficile farò così. E in più questa Macedonia sciroppata. Ultimamente, anche se non le sto contando, sono a 2500 kcal, circa 150 di proteine, 60-70 di grassi e il resto carboidrati. Apriamo la Macedonia. Sentirete questo suono molte volte. E comunque a fine pasto vi metto tutti i macros e calorie del pasto. Iniziamo alla grande, perché la Macedonia in scatola l'avevo già provata nel video Macedonia. Né pregi né difetti. È frutta conservata in zucchero ed è buono. Qui vedo pesche, mele, ciliegie e uva. Forse anche ananas. C'è un po' di tutto. È una Macedonia. Red Bull Zero, giusto per lasciare tutte le calorie al cibo in lattina. E non so neanche come chiamare questo tipo di dieta. Potrei chiamarlo dieta lattinatariana. Sì. Mi piace. Ho comunque deciso di fare un 48 ore anziché una settimana di questa dieta, perché così vi mostro un giorno in cui sono off da lavoro, cioè oggi, e domani un giorno in cui lavoro, così da non rendere troppo monotono per 7 giorni mangiare sempre le stesse cose. Assuefacente comunque, gli zuccheri mi stanno entrando in corpo. In realtà adesso sono già le 10, dato che ero off ho dormito un po' di più, e tra 2-3 orette pranzo, quindi nonostante questo pasto non abbia proteine, va bene, compenserò dopo. Per pranzo mi sono preparato una specie di poké con tutte cose in scatola. Come base ho messo fagioli borlotti, per dargli gusto dolcino il mais, le olive nere che sono prevalentemente grassi, questi piselli finissimi. La fonte proteica sarà data dal tonno in scatola al naturale, questo qua di Prozis. Ricordate che per tutte le cose di Prozis potete acquistare col mio codice sconto Valentino Young, con cui avete il 10% di sconto più gli omaggi gratuiti. E dato che non posso condirlo né con sale né con olio perché non sono cose in lattina, ho anche una lattina qua di patè di salmone, dato che in olio d'oliva darà gusto a tutto questo composto insipido. Penso ci siano circa 1000 calorie in questa bowl, e il me del futuro che sta editando questo video vi metterà il macros e le calorie del pasto di qua. Mangiamo. Manca il sale. Come gusto però si amalgama tutto perfettamente. Ottima combinazione, forse i piselli stanno un po', però le olive recuperano il gusto. Proviamo il patè di salmone. Bello come anche sulle lattine di qualsiasi cosa ci sono le frasi motivazionali di Prozis. Oppla. Ha un ottimo odore. Assaggiamo. Ha un retrogusto di salmone, però la consistenza sembra la carne di suino sfilacciata. Qui metto magari una foto in sovraimpressione. Bagnato di olio. Come vedete c'è un bel po' di olio. Mescoliamo assieme, magari diventa ancora più buono. Comunque fidatevi che ho preparato questo in neanche un minuto. Le cose in lattina sono comodissime, ma la cosa migliore sarebbe limitarne l'utilizzo, perché dicono che faccia male. Teoricamente se la confezione è integra, non ha botte, non è nocivo, perché non va a perdere sostanze nocive per il corpo. Quindi se vedete delle lattine che magari sono rotte, usurate, tagliate o magari anche ossidate, fate attenzione perché potrebbe essere dannoso. Sono comodissime anche perché scadono molto molto in avanti solitamente. Le prime testimonianze di cibo conservato risalgono all'antica Roma, ma solo nel 1812, per motivi militari, un certo Peter Duran, un imprenditore britannico, pensò di mettere il cibo in questi barattoli fatti da fogli di stagno. L'anno successivo poi venne creato l'industrializzazione di questa cosa. Il primo metodo che hanno deciso di usare per aprire le scatolette era quello della chiave. Avete una piccola chiave che girate e pian piano va a srotolare la lastra che c'è sopra. Però le linguette che vedete adesso in realtà sono state inventate molto più avanti. Molto più comode perché rimangono attaccate, tranne se non avete le unghie, è un casino. Dopo questo breve excursus storico finisco di mangiare e vado in palestra. Purtroppo non posso usare nessuna integrazione, quindi niente pre-workout, creatine e queste cose qui, nonostante siano comunque in barattolo. Però ho deciso di mangiare solo cose in lattina, quindi sarò fedele alla mia challenge. A dopo.
sono in palestra e non ho pensato che non posso bere acqua, perché posso bere solo cose da lattina. Quindi mi sa che farò una pausa a metà allenamento, andrò a prendere qualcosa da bere qua vicino. Ok, questo non è il massimo. Io comunque ricordo che esistono tipo le lattine di acqua San Benedetto, però non le trovo da nessuna parte. Posso chiedere se vendete acqua in lattina? Hai provato a vedere sulle quattro bibite di là in fondo? Scusami, per caso sai se c'è dell'acqua in lattina? No, okay. No. Ok, niente, grazie. E niente, mi toccherà bere bibite, bevande. Sarà solo per 48 ore, dai, fattibile. E dopo aver preso una Monster Zero come intra workout, sono tornato in palestra. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. E comunque post workout, altro che shaker proteico, mi mangio il petto di pollo in scatola. Gusto pomodoro. Questi sono buoni da mangiare con qualcos'altro, purtroppo lo mangerò così e basta. Mi sono portato la forchetta da casa. Comunque ovviamente non è ad emulare una dieta di questo tipo, perché non ha senso, non è che sia una dieta particolare, l'ho inventato io al momento. E probabilmente anche molto inquinante, perché io solitamente bevo acqua del rubinetto filtrato, così non devo prendere le bottiglie, le lattine, queste cose qui. Per cui vi sconsiglio di prendere acqua in lattina o in bottiglia. Prendete la caraffa e filtratevela a casa. Pensandoci bene, mangiare solo cibo in scatola non significa non poterli scaldare o cucinare. Quindi farò questo chili con carne. L'avevo già provato ed è buonissimo. Ha degli ottimi macros in massa. Lo faccio tutto e lo divido con Nora. Quindi lo scalderò in padella. Ho preparato anche un'insalata con questi funghi qua, con l'olietto, quindi da gusto, mais dolce, olive nere e gli ultimi piselli, così li finisco. Non sembra molto invitante anche come colori, però ci accontentiamo. Ci metto dentro anche un po' di lenticchie perché sono basso di carboidrati e di proteine. E intanto Nora si sta preparando un wrap. Per di più non posso bere cose se non in lattina, quindi Coca-Cola zero. Ho preso tante bibite varie prima, quindi sono a posto. Purtroppo non ho trovato l'acqua, come detto prima, però per due giorni andrò di queste bibite qua. Questo comunque è veramente buonissimo, è gustosissimo. Insieme al riso, fidatevi che è tanto tanto buono. Qui invece c'è la mia insalata strana, perché ci sono i funghi che sembrano andati a male. Spero sia normale. Questa cosa qui ha sia fagioli, mais, carote, carne, un po' di tutto. Dato che sono basso di proteine, mangio anche questa scatoletta di pollo. Probabilmente se non avessi questi petti di pollo dovrei mangiare solo tonno in scatola per raggiungere le proteine giornaliere. Questi ve l'ho sempre consigliati, sono comodissimi e sono anche molto buoni. Ho fatto una maialata mettendo il pollo al naturale in questa salsina qua. Secondo me sarà molto buono. Detto questo, io e Nora ci guardiamo qualcosa al computer mentre mangiamo con calma. Cena finita e devo dire che mi ha riempito parecchio. Ha concorso anche il gas della Coca-Cola, però mi sento veramente benissimo. Come dolcetto pre-nanna mi mangio queste pesche sciroppate. E ho appena notato che non c'è la levetta per aprirlo, quindi mi toccherà usare questo apri lattine. È molto datato, molto vecchio, impolverato, però non sapevo neanche di avercelo in casa. Madonna, che schifo, sta lasciando un sacco di sporco. Mai più questi senza linguetta. Che schifo. Forse dovevo lavarlo prima di usarlo. Porca madonna. 2 anni per due pesche maledette. Assaggio. Il duro lavoro per aprirlo l'ha reso più buono. Questo ha praticamente solo zuccheri. 12 grammi di zuccheri per 100 grammi, 61 calorie. Ci vediamo domani mattina per altre cose in lattina. Colazione del secondo giorno. Stamattina mangerò questo qui, Slovenski Golaz, goulash sloveno, preso nel video della Slovenia. Per 100 grammi 63 calorie, 1,7 di grassi, 4,9 di carboidrati e ben 7 grammi di proteine. L'unica cosa negativa, 1 grammo di sale. E accompagnerò con questi fagioli cotti in salsa di pomodoro, presi anche questi all'Aldi, però quello italiano, e vanno scaldati in microonde. E anche qui 1 grammo di sale ogni 100 grammi. Vabbè, il problema di mangiare le cose in scatola è che bisogna leggere bene le etichette e scegliere quelli con meno sale e meno conservanti possibili. Però se scegliete bene potete trovare anche quelli senza conservanti particolari. Questo suono mi perseguiterà per un po'. Comunque stanotte, e Nora può confermare, tutto il cibo in scatola stava facendo effetto in pancia, quindi ve lo sconsiglio se dovete andare in viaggio o stare in posti chiusi con tante persone, perché quelle persone potrebbero finire male. Orca, ma scaldo i microonde e arrivo subito. Assaggiamo i fagioli, che non mi ispirano troppo perché sono parecchio densini. È buono, ma è dolce. Questa specie di salsina è super dolce. Un pelo acido. Non so col goulash quanto buono sarà, però almeno non è insipido. Proviamo il goulash. Come vedete ha sti pezzettoni enormi di carne. Sa di rustico. Molto gustoso, forse è vero un po' salato. Proviamo la carne.
È morbidissima. Buono. Potessi mangiare il riso, lo metterei sul riso, sarebbe buonissimo. Però del tè zero. Sento un po' la mancanza dell'acqua. Fatemi sapere se siete team tè limone o team pesca. Refreshing. Mangio velocemente mentre mi guardo qualche video su YouTube, perché tra poco lavoro. Colazione terminata. Questa cosa dolce salato non mi sta facendo troppo bene. Ho un po' di nausea. Spero di non star male a lavoro. Però sono pienissimo. Detto questo, ci vediamo dopo. Curiosità, durante il 18 secolo in Francia il governo mise 12.000 franchi in palio per chi avesse trovato un metodo per conservare il cibo in modo efficace e duraturo. Vinse un pasticciere che scoprì che mettendo le cose in un barattolo di vetro e chiudendole in modo ermetico si conservavano per molto tempo. All'epoca 12.000 franchi erano tantissimi. Pausa pranzo, mi mangio quello che mi sono preparato. Mi bevo anche una Pepsi Max, sempre di lattina ovviamente. Ehi, sono il me stesso di stamattina, come vedete dalle occhiaie, e mi sto preparando il pasto per la pausa pranzo. Ho messo in una schiscetta lenticchie, mais, che ci sta sempre bene, qualche oliva, i funghi rimasti da ieri. Poi sopra tonno al naturale per le proteine. E questo è il composto. Metto già tutto in una schiscetta e non importo le singole lattine, perché a lavoro là non ho spazio. Ho solo una panchinetta in cui stare, quindi è molto scomodo. Allora la schiscetta mi risolve un po' di problemi. Tornato a casa, vi giuro che a lavoro non era una situazione gestibile, perché a causa delle fibre dei fagioli mi sa che no, non è sostenibile la cosa. Comunque per cena preparo questi crauti qua e ho scoperto questo insaporitore in scatola, sempre in lattina, quindi va benissimo. Così posso dare un po' di gusto a questi crauti al naturale. E comunque mi fa ridere che si chiami Vegeta. E anche sto tipo fa ridere. Non l'ho mai provato, quindi non so cosa aspettarmi. È tutto polvere, sembrerebbe delle verdurine essiccate tipo. Buttiamocelo dentro. 3 grammi ogni... Ok, ho sbagliato dosi. Apriamo anche questo, che sono fagioli con stinco di maiale. Anche questa ha degli ottimi macros, 100 calorie circa ogni 100 grammi e sempre il sale abbastanza alto. Ma ormai... Oddio, ok, non voglio far casini, aspettate un attimo. Cenetta pronta, quindi i crauti con questo Vegeta mi sa che hanno un colorito un po' strano. Sono diventati verdi, verdi malaticci. Mentre i fagioli con stinco di maiale hanno un odore pazzesco. Non vedo l'ora di mangiarli perché sembra buonissimo. E anche come aspetto mi piace un sacco. Dato che sono basso di calorie, proteine e carboidrati, mangerò anche questo qui. Un mix di mais, peperoni e piselli. E per di più questa confezione di ceci. Sgocciolati sono 240 grammi, circa 300 calorie. Accompagno ovviamente con qualcosa da bere in lattina, stavolta lemon soda, e per integrare alla fine le proteine questo simmental in scatola. Assaggiamo i crauti che sono curioso. L'insaporitore comunque ha un odore buonissimo. Vediamo il gusto. Non il massimo, ma mangiabile. Decisamente troppo salato. Già i crauti avevano 1,1 grammi di sale ogni 100 grammi e l'insaporitore è al 57% di sale. E in più ho sbagliato a buttare. Assaggiamo i fagioli con lo stinco. Spaziale. Lo stinco è morbidissimo. I fagioli hanno un ottimo gusto, veramente. Del semplicissimo mais. In più ho qualche pisellino e un po' di peperoni. Diciamo che con la stanchezza che ho adesso dopo lavoro mi mangerei di tutto. Però sembra una cena dignitosa. Apriamo il simmental. Oppla. In realtà è quello tarocco, non è quello vero. Sta cosa che c'è la gelatina. Non so se avete presente quei manichini dove fanno tipo le prove balistiche delle armi, eccetera. A me ricorda quello un pochino. Dopo aver detto questo non ho più voglia di mangiarlo, però mangiamolo. Comunque non fatelo perché sto ingerendo tantissimo sale e sto bevendo pochissimo. Mi piacerebbe dire che è l'ultimo pasto in cui mangio cose in lattina, però so benissimo che per lavoro, dato che non ho tempo di preparare le cose, mangerò altre cose in lattina, quindi vabbè. Ho un mal di pancia assurdo, forse ho mangiato troppo in fretta. Ma detto questo, ci vediamo dopo per le considerazioni finali e i voti secondo la scala Young. Qui comunque si può vedere il cimitero delle cose in lattina. Passiamo ora ai voti e alle conclusioni di questa dieta da lattinatariano. Sostenibilità 7. Non è difficile variare, dato che molti alimenti si trovano in lattina, ma comunque il voto non è altissimo perché si è limitati molto sui tipi di preparazione che si possono fare. Proteinità 8. Avendo il petto di pollo Prozis in scatola, sono riuscito a variare rispetto al solito tonno in scatola al naturale. Anche se comunque trovare altre fonti di proteine pulite, non sporcate dai grassi dell'olio in cui sono conservati gli alimenti, è un po' difficile. Costo 8. Oltre alla comodità della lunga scadenza dei cibi in lattina e della velocità di preparazione, anche il costo solitamente è abbastanza contenuto. Bontà 6. Dato che combinando i vari alimenti si riusciva a ottenere qualcosa di mangiabile. Però chiamarlo buono un po' difficile. In totale quindi la dieta lattinatariana totalizza 29 punti e si posiziona dopo la dieta pescetariana, che ricordo aveva 31 punti totali. Mangiare solo cibo in scatola
non lo consiglio a nessuno. Fare qualche pasto con qualche alimento in lattina può essere comodo e veloce, ma per l'alto contenuto di sale e conservanti, se non si guarda bene l'etichetta, a lungo andare non è per nulla salutare. Detto questo, fatemi sapere che altri tipi di dieta dovrei fare e ci vediamo al prossimo video. L'acqua in lattina esiste e non me lo son sognato.